1931 il giudice Rutherford scrissero un libro titolato Rivendicazione, libro 1, che potete vedere nel suo monitor. Nelle pagine 338 e 339 si può leggere un articolo molto interessante che voglio considerare con tutti voi. Ricordate che nell'anno 1931 la società Torre di Guardia aveva fallito con tre date per la fine del mondo, una per l'anno 1914, altra per l'anno 1918 e la ultima per 1925. Vediamo cosa disse il giudice Rutherford riguardo a queste false date per la fine del mondo fornite per Russell e Rutherford. E recita come segue, c'è stata una certa delusione nei fedeli di Geova sulla terra a riguardo degli anni 1914, 1918 e 1925, la quale delusione è durata per un certo periodo. Più tardi i fedeli hanno imparato che queste date sono state definitivamente fissate nelle scritture, e hanno anche imparato a smettere di fissare date per il futuro e prevedere cosa sarebbe accaduto in una certa data, ma a fare affidamento, come essi fanno sulla parola di Dio per gli eventi che devono accadere, ma in realtà i loro niente fedeli non hanno imparato nulla che queste date non sono state definitivamente fissate nelle scritture e neanche hanno imparato a smettere di fissare date per il futuro e prevedere cosa sarebbe accaduto in una certa data come loro hanno continuato a mettere per il l'anno 1975. E dopo altra data per prima da finire è il ventesimo secolo e un'altra data per l'anno 2034 come la data per la fine del mondo secondo se legge nella rivista Torre di Guardia di data 15 dicembre del 2003 pagina 15 che vediamo nel monitor. Questa organizzazione religiosa falsa fu, è e sarà sempre un falso profeta moderno come Gesù ci ha avvertito apparirebbero nei ultimi giorni. Pensate in questo amici. Grazie, arrivederci e a presto.